La mattina del 4 la cittadina di Carloforte subisce l'attacco di una formazione bimotori B-25 Mitchell, appartenente al 310 e al 320 Bombing Group. Il porto e l'abitato carlofortino sono qui ripresi subito dopo l'incursione da uno degli aerei già in rotta di scampo. 1943, le immagini inedite sono state girate per i combat film degli alleati. Le bombe cadono su Carloforte e poi anche sulla Maddalena. I B-17 del 97esimo e del 99esimo Bombing Group sono sulla verticale delle navi italiane. L'agonia del Gorizia è registrata dal combat cameraman a bordo di uno dei quadrimotori. Seppure colpita, la nave appare ancora a galla. Per il Trieste non vi sarà invece scampo. Con il materiale ritrovato nell'Archivio Nazionale di Washington, Alberto e Corrado Monteverde del Club Modellismo Storico Cagliari hanno realizzato questo documentario, Bombing Rights, la Sardegna in guerra. Il comando alleato decide di riattare i campi dell'isola per farne un formidabile trampolino di lancio per le incursioni nell'Italia centro-settentrionale e nella Francia meridionale. Le immagini descrivono la vita dei militari alleati e la partenza per le missioni nel centro e nord Italia ancora da liberare, come nel caso delle squadriglie francesi nel Medio Campidano, dove viene documentata anche la visita del generale De Gaulle. Il 18 maggio atterra a Villacidro un bimotore francese con a bordo il generale Charles De Gaulle, accompagnato da alcuni membri del suo entourage. È così che dai filmati ritrovati si delinea il ruolo strategico svolto dall'isola dopo l'8 settembre, ruolo confermato dai documenti e dalla stampa quotidiana dell'epoca, recuperati negli archivi italiani, tedeschi e statunitensi e oggi restituiti alla memoria dei sardi. Sicuramente la Sardegna ha avuto un ruolo centrale nel corso della Seconda Guerra Mondiale, come del resto era stato profetizzato da un generale che era stato comandante comandante militare della Sardegna fin dai primi anni 20, subito dopo la Grande Guerra. Il generale Gastone Rossi aveva previsto che la Sardegna, con i nuovi strumenti di guerra, gli aerei, i sommergibili, le bombe di grande potenza, avrebbe avuto, proprio perché è inserita nel centro del Mediterraneo, avrebbe avuto proprio un ruolo importantissimo dal punto di vista strategico e soprattutto dal punto di vista del controllo delle rotte che intersecavano il Mediterraneo occidentale.